41 milioni di persone in trappola nelle città che le autorità cinesi hanno deciso letteralmente di chiudere. Non solo Wuhan, dove è iniziata l'epidemia della misteriosa polmonite che sta spaventando la Cina e il mondo intero, ma anche altre città della provincia di Hubei sono adesso sotto controllo. Metropolitane e autobus fermi, stazioni e aeroporti chiusi per ridurre al minimo la possibilità degli abitanti di spostarsi e di diffondere il virus in altre parti del paese. 26 le vittime finora accertate, quasi 900 le persone infettate dal coronavirus, trasmesso dai pipistrelli ai serpenti e poi, dopo una mutazione, all'uomo, la maggior parte delle quali è ricoverata ancora negli ospedali di Wuhan. Per precauzione le autorità hanno chiuso alcune sezioni della muraglia cinese e anche Disneyland a Shanghai. Annullati i festeggiamenti per il Capodanno cinese a Pechino e Macao e in altre città del paese. Ma il virus ha già cominciato a viaggiare e a spostarsi. È arrivato a Hong Kong, in Giappone, in Australia, in Corea e negli Stati Uniti, dove è stato segnalato un secondo caso in Texas. Casi sospetti, si tratta sempre di persone di ritorno dalla Cina, anche in Europa, come quelli ancora da verificare in Scozia e in Francia. A Bari invece è rientrato l'allarme dopo il ricovero di una donna con i sintomi della polmonite, ma non c'entra il coronavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non parla ancora di emergenza internazionale. Il virus sembra per ora circoscritto, salvo pochi casi nella città focolaio di Wuhan. Fra 3 mesi, dicono gli esperti, potrebbe essere pronto un vaccino. Nel frattempo, misure eccezionali vengono adottate pressoché ovunque, soprattutto negli aeroporti, anche in quelli italiani, dove continua il monitoraggio della temperatura corporea dei passeggeri, soprattutto quelli in arrivo dalla Cina e dal sud-est asiatico.